Allora, se io volessi fare un calamitore del mondo, ci stanno dei tizi che hanno dovuto pagare per entrare, cioè hanno chiesto i soldi. In realtà sono molto timidi, però incontriamo Paolo Izzo, segretario non da molto tempo di Radicali Roma, se non sbaglio è qualche mese, e ci spiega un pochino il significato di questa azione, di questo sit-in organizzato appunto dall'Associazione Radicale Radicali Roma, se è una cosa appunto che riguarda soltanto questa parte del litorale di Ostia, in particolare qua limitrofa al Pontile, oppure se si estende anche per il resto del litorale romano. Noi abbiamo già chiesto con i referendum consultivi dell'anno scorso di poter avere la metà addirittura delle spiagge libere sul litorale di Roma, perché non ci dimentichiamo che Ostia è il lido di Roma. Ma soprattutto la manifestazione di oggi intende aprire una breccia, appunto, infatti l'abbiamo chiamata la breccia di Ostia, perché intende essere almeno un primo significativo punto, che è questo cancello che noi abbiamo ricoperto con una scenografia. L'abbiamo ricoperto con questa scenografia per dire che siamo costretti a portare il mare ai cittadini, perché i cittadini non possono accedere al mare. Questo è il senso. Ci dovrebbe essere un punto d'ingresso su tutto il litorale ogni tot metri, in modo tale che le persone possano assolutamente accedere al mare liberamente, soprattutto fuori stagione, perché non ci dimentichiamo che gli stabilimenti a un certo punto chiudono, alla fine di settembre chiudono, e non c'è più né una via di uscita né una via di ingresso al mare per chilometri. E quindi chiunque volesse andare a fare una passeggiata sulla spiaggia, con le temperature che ben conosciamo a ottobre, a novembre, su questa zona del paese, non può farlo, rimane chiuso in queste gabbie ormai che stanno costruendo, in questo continuo costruire. La breccia è anche significativa perché il lungomuro di Ostia, come ormai lo chiamiamo, è effettivamente un muro che non solo impedisce l'accesso al litorale, ma ne impedisce anche la visuale, impedisce anche di poter vedere il mare su una costa dove il mare esiste e forse nessuno lo riesce più a percepire. Paolo, quindi praticamente in sintesi diciamo è la vostra azione per il ripristino della legalità, in linea ovviamente con un po' la missione radicale in generale anche a livello nazionale. E volevo chiederti, si tratta diciamo di un'azione illegale che fanno gli esercenti qui dei vari stabilimenti commerciali, dei balneari, oppure diciamo di un'assenza di controlli, visto appunto che dovrebbe essere un diritto poter andare sul bagnasciuga da parte delle forze dell'ordine o di entrambe? C'è una sorta di diciamo commistione, un po' di diciamo complicità? Beh, c'è un chiudere un occhio, chiudere due occhi, è la solita storia, è un po' fatta sempre anche alla romana, possiamo dire. I concessionari, perché si tratta di concessionari, non ci sono proprietari della spiaggia, sono concessionari, sono concessioni che dovrebbero essere rinnovate periodicamente, e diventano proprio i proprietari del mare invece. E questo con quasi un non darsi fastidio con il comune, con l'amministrazione. Noi adesso speriamo ovviamente che con la nuova amministrazione marino tante cose cambino, abbiamo sentito di quante questioni di mafia, delle concessioni e tutta la questione del litorale debba essere presa in esame. Sappiamo che stanno per mettere su proprio una commissione speciale sulle mafie a Ostia, ma è anche una mafia quella di poter impedire appunto l'ingresso al mare ai cittadini. Quando c'è un cancello che era aperto e poi viene chiuso e poi viene costruito un muretto al di là di questo cancello e poi una siepe per ostruire persino la visuale, significa che tra un po' quel cancello scomparirà, sarà completamente annullato, come se non fosse mai esistito. E questo appunto è sicuramente una complicità, il non voler vedere che sta succedendo qualcosa che appunto, come dicevi tu, impedisce la legalità, il diritto e la trasparenza, in questo caso anche proprio la trasparenza ottica. Senti Paolo, da una cosa all'altra oggi mi sembra che una cosa importante nell'ambito appunto di Roma è stata la decisione, pare, definitiva sulla nuova discarica che dovrebbe sorgere su Via Ardeatina e dovrebbe sostituire per 2 anni quella di Malagrotta. Ti sei fatto un'idea e un'opinione?
Guarda, su questo stanno lavorando egregiamente Massimiliano Iervolino, che è proprio un esperto di queste cose, e Riccardo Maggi direttamente in consiglio. Anche lì la questione, più c'è trasparenza, più c'è legalità, più si può affrontare, e soprattutto l'informazione, cioè il cittadino non deve essere soltanto il risultato finale, l'utilizzatore finale di qualcosa o il disutilizzatore finale di qualcosa, deve essere partecipe di queste cose, deve sapere che cosa sta succedendo, deve essere anche confortato, rassicurato su quello che avviene e perché sta avvenendo. Credo che il lavoro di Riccardo e di Massimiliano e le conferenze stampa che riescono a fare e il continuo richiedere che ci sia un controllo sia fondamentale, e quindi poi le cose che saranno fatte bene, soltanto per questo. Grazie a Paolo Izzo, ricordiamo, segretario di Radicali Roma. Grazie a voi. Allora, incontriamo a questo sit-in anche Leonardo Molinari, diciamo da poco presidente dell'associazione Radicale Radicali Roma. Ovviamente abbiamo già in qualche modo sentito varie voci, però volevo che ci dicessi un pochino questo manufatto, molto, molto carino questo telo, come l'avete dipinto, chi è stato, che l'ha fabbricato realmente? Sì, siamo stati, diciamo, è stata una collaborazione tra vari compagni all'interno del partito. L'abbiamo messo al centro del salone del Partito Radicale e con il fumettista storico del Partito Radicale ci ha dato ovviamente la parte maggiore. Dopodiché con Veronica Frilli, io e altri abbiamo fatto questo, che serve proprio a coprire quel cancello e quelle recinzioni che non ci dovrebbero essere, che sono state chiuse abusivamente, e quindi noi abbiamo detto: beh, se le persone non possono andare al mare, allora noi portiamogli come dovrebbe essere una spiaggia, facciamogli vedere che cosa dovrebbero vedere quando vanno al mare, non un cancello chiuso ma una spiaggia una spiaggia normale, con il mare, con la sabbia, con tutto quanto. E quindi abbiamo fatto quel fondale appunto per far vedere come dovrebbe essere lo sfondo, e abbiamo portato la sabbia proprio per portargli una spiaggia, perché è incredibile che i cittadini di Roma, ma anche i turisti che comunque a Roma vengono, non possano entrare in spiaggia, non solo durante gli orari di chiusura degli stabilimenti, ma anche durante, per esempio, tutta la stagione invernale, e quindi non possono accedere alla battigia, ma comunque alla spiaggia, se non tramite gli stabilimenti, che spesso e volentieri, sempre abusivamente, si fanno pagare, e quindi un'ulteriore, no, privazione di una libertà incredibile. Durante la manifestazione si sono fermate persone a dirci che gli erano stati chiesti 5 euro per poter entrare, e quindi si sono dovuti spostare ad altri stabilimenti. Questa è una realtà che a Roma è sempre presente, e quindi noi speriamo, con questa manifestazione, con questo inizio, di poter interrompere questa cosa. Leonardo, la politica radicale non va mai in vacanza, come si può vedere oggi, insomma, siamo ormai in agosto inoltrato, avete in mente altre azioni? Adesso non abbiamo molte altre iniziative in programma, perché quando vengono, insomma, le mettiamo in pratica subito, ovviamente facendo seguito a questa manifestazione, che è una presentazione del nostro impegno per Ostia. Stiamo raccogliendo qui le firme per un esposto che domani consegneremo alla Procura e alla Capitaneria di Porto, e faremo anche un'interrogazione, credo proprio la farà Riccardo Maggi in quanto consigliere comunale, all'amministrazione comunale, per chiedere appunto di chi siano queste responsabilità e se il comune ne fosse a conoscenza, e se questo non basterà faremo altrettanto anche con il presidente del municipio. Insomma, abbiamo deciso su questo fronte di impegnarci seriamente, adesso vedremo gli eventi come si evolveranno. Grazie Leonardo Molinari. Grazie mille. Adesso vi diremo perché sono peggiorate. Intanto, per chi non lo sapesse, questo è un luogo simbolico rispetto alla possibilità di fruire del mare di Roma, di Ostia, dei cittadini. Chi vive qui lo conosce bene, ma ripetiamolo, qui alla metà degli anni Ottanta era stato aperto questo passaggio anche proprio grazie all'iniziativa dell'Associazione Radicale di Ostia per consentire ai cittadini l'accesso libero, l'accesso pubblico alla spiaggia, a prescindere dagli orari di apertura degli stabilimenti balneari. Nel corso degli anni questo passaggio è stato via via chiuso, prima con un tetto, poi predisponendo una aiuola dietro, che la scorsa estate non c'era, e negli ultimi mesi è stato costruito, ora non si vede perché abbiamo messo il nostro fondale. È stato costruito un manufatto di cemento, un muretto
che rende definitivamente chiuso e sbarrato il passaggio. Franco Giacomelli, che è qui, dopo prenderà la parola, vi può raccontare come un cancello simile era stato aperto simmetricamente a questo dall'altro lato della rotonda. Quello è proprio scomparso, è stato costruito il proseguimento del muretto. 2 mesi e mezzo fa abbiamo fatto una denuncia alla pattuglia della Polizia Municipale che era venuta qui e che vediamo che questa volta prudentemente, dal loro punto di vista, evidentemente non sono più venuti, così si sono messi al sicuro dal fatto che potessimo fare un altro esposto. Noi abbiamo preparato a questo punto una denuncia alla Procura della Repubblica, alla Capitaneria di Porto, che sovrintende tutta la materia delle concessioni balneari, ma questo anno è successo qualcosa di diverso e di peggiore, nel senso che sono state posizionate delle recinzioni completamente abusive ai lati del pontile, fatte con quelle che sembrano delle recinzioni di cantiere, in modo non legale, per evidentemente per impedire anche ai cittadini che prima, quelli più atletici, potevano accedere alla spiaggia magari scavalcando il muretto del pontile. C'è una signora che mi guarda dall'altra parte della recinzione, magari ci vuole dire la sua. Venga a dirci la sua. Voi vi siete stancati, però non vi siete stancati di fare continuamente delle iniziative illegali. Non abbiamo mai negato l'accesso al mare a nessuno. Signora, ma quando è chiuso lo stabilimento? Lo stabilimento quando è chiuso quando? La sera. Quando chiude la sera? Lo stabilimento è aperto fino alle 11 perché c'è il ristorante, se non fino a mezzanotte. Ma lei si rende conto benissimo che il problema non è questo, no? Ma perché deve stare lì il passaggio? Il passaggio può stare anche di là, alla porta, eh? Io voglio andare a fare il bagno alle 7 di mattina. E lei viene a fare il bagno alle 7 del mattino, ma chi glielo viene? Il cancello in città, in Italia stanno fanno del genere. No, questo tratto qui è tutto abusivo. Se io posso salire i ragazzini, qual è il Sì, perché non è il demanio pubblico, è il demanio pubblico, non è una proprietà privata questa. Si chiama... quando gli egiziani oppure l'extra comunità scavalcano, vanno ormai. Ma non devono scavalcare, qui possono entrare tutti, perché il demanio pubblico, come in tutte le spiagge e tutti i lungomari d'Italia. Io pago per il lettino, ma se voglio entrare entro, perché non è proprietà tua. Tu hai una concessione, non è tua. Spiaggia libera se vuoi entrare, io vengo qua e pago. Ho capito, ma se voglio passare nel lungomare e d'inverno che faccio? Il mare chiude, non è un negozio. Ma anche tutte le strutture e muratura non potete avere. Ma che posso il mare, scusa? È dello stabilimento. Ok, e mi piglio il lettino, ma se io... No, ma se non c'ho il lettino e voglio entrare al mare, non è tuo, io non devo pagare a nessuno. Ma sei mai stato in altre città, in Sicilia, in Calabria, in Emilia Romagna? Non esiste che tu chiudi il mare, il muro, manco posso vedere il mare. Non esiste nessuna parte in Italia. Non esiste che tu chiudi il mare con una recinzione, non è casa tua, è una concessione. Perché non è una spiaggia libera questa, capisci? Ma nessuno, ma certo, tu, io infatti vengo, pago il lettino. Vengo, pago il lettino, ma se io voglio venire d'inverno, se io voglio venire a mezzanotte con la mia ragazza sul mare, non posso, perché tu, come a casa tua, hai nessuno. Ma non è casa tua. Nonostante abbia una concessione, è aperto con tutta sta recinzione. Non conosce le regole perché ha posizionato una recinzione che è alta più di 2 metri. 2 metri e mezzo sarà, dopo la cosa andiamo a vedere, quando la legge e le ordinanze dicono che le recinzioni delle aree date in concessione non possono superare i 90 centimetri, cioè devono essere delle recinzioni simboliche. Queste qui è evidente che rappresentano invece che una sicurezza addirittura un pericolo, perché non sono neanche stabili, e noi chiederemo la immediata rimozione di queste transenne che sono state messe.